Buongiorno, buon pranzo a tutti, ben ritrovati a ore 12. Alla nostra tavola quest'oggi ci hanno raggiunto l'avvocato Gaetano Pecorella, deputato del Popolo della Libertà, e l'avvocato Pierluigi Mantini, deputato del Partito Democratico e segretario della Commissione Giustizia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato questo cosiddetto lodo Schifani, lodo Alfano, poi magari Pecorella mi dice che già abbiamo sbagliato il nome, che prevede l'immunità per le più alte cariche dello Stato, ovvero il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, i Presidenti di Camera e Senato, in attesa che poi si capisca sostanzialmente anche come andrà a finire con il blocca processi. Ecco, onorevole, ma questo scontro, Berlusconi ne ha dette tante questa settimana, gliene ricordo qualcuno, visto che lei tra l'altro è stato ed è avvocato. Come la famosa cause... battuta, me ne ha date ma gliene ho dette. Ecco, lei è avvocato del premier Berlusconi. Allora, certi giudici sono un cancro, sono la metastasi della democrazia, cercano di sovvertire il voto. Le toghe di sinistra sono contro di me per la lotta politica. Insomma, che cosa sta accadendo? È partita questa legislatura, sembrava si dovessero risolvere i problemi degli italiani, e si è finiti subito sul tema della giustizia, con queste affermazioni. Ma bisognerebbe ricordarsi che, a parte l'espressione politica, polemica, non c'è dubbio che l'intervento della magistratura in questi anni ha avuto effetti sulla storia politica del Paese, a partire da Tangentopoli, poi siamo passati al 1994 l'informazione di garanzia Napoli a Berlusconi, poi la caduta del governo Prodi e poi l'imminente eventuale sentenza nel noto processo Mills, che se dovesse arrivare e non ci fosse una tutela per il capo del governo, rischierebbe di farci tornare al punto zero, cioè ripartire con un nuovo governo o addirittura con una nuova legislatura. Quindi la reazione di Berlusconi ha una storia, non è una reazione estemporanea. Ecco, Mantini, il Partito Democratico sul tema della giustizia ha chiuso il discorso sul tema del dialogo, si intende. Cioè Veltroni l'ha detto, basta, arrivate a questa situazione, non si può più dialogare. Ecco, lei che tra l'altro nella Commissione Giustizia al Parlamento, che idea si è fatto di questo, di quello che sta accadendo e da un lato di questa, del cosiddetto blocca processi da un lato e dall'altro lato di questo lodo Schifani? Guardi, resta la volontà di ricercare il dialogo anche nei momenti più difficili, d'altra parte lì è la virtù. Se solo pensiamo che siamo al 60° anniversario della nostra Costituzione, che nacque in uno scontro ideologico difficilissimo dopo una guerra, eppure si trovò un patto virtuoso. Quindi anche su questo tema il dialogo deve comunque, e la ragionevolezza devono prevalere. È chiaro che noi non possiamo accettare una norma come, che è un indulto un po' mascherato, come questa sospensione di centinaia di migliaia di processi per un anno, che tra l'altro aumenterà il ritardo con cui la giustizia fa il suo corso nei confronti di reati odiosi come le rapine, come i furti, come tutti i reati di corruzione. L'Italia già è penalizzata e paga pesantemente per i ritardi in Europa nella garanzia, appunto, per la mancata celerità dei processi. Quindi questa norma è inaccettabile. Sulla questione della protezione, del mandato delle alte cariche istituzionali, il ragionamento dovrebbe essere un pochino più sereno, perché si potrebbe ammettere che per il solo esercizio del mandato possa esserci una sospensione temporanea del processo, a condizione, così come ha sottolineato la Corte Costituzionale, che poi però finito il mandato il processo si possa fare, sempre con le garanzie di salvare la prescrizione. Mentre invece credo che nel lodo poche ore fa approvato dal governo resti invece questo collegamento sul fatto che si può sospendere per chi fa il Premier, però se il Premier poi fa il Presidente della Repubblica, si risospende ancora. Questo è un punto che dovremmo chiarire, perché il testo ancora non si conosce. Avvocato, lei sarebbe disposto a sacrificare appunto il cosiddetto blocca processi per la sola immunità nei termini così come è stato approvato dal Consiglio dei Ministri? Ma in realtà sono due problemi diversi che si intersecano,
il cosiddetto blocca processi ha un obiettivo, che poi la norma sia tutta condivisibile, sia scritta bene, sia scritta male, è un altro discorso. Però la ragione di questa norma è di dare una corsia preferenziale ai più gravi reati. In sostanza, siccome non tutti i processi possono fare, mettiamo da parte per un anno quelli meno gravi e più vecchi, perché risaliamo al 2002, e mandiamo avanti invece i reati. Quindi questa amnistia che Mantini ci ricordava... Questo direi di no, a parte che non è il caso di ricordare l'indulto, visto che l'indulto è stato approvato sotto il governo Prodi, ma non è né un indulto né un'amnistia, è una sospensione che riprende poi dopo un anno con la sospensione della prescrizione e così via. Credo però che, a parte questa questione che è del tutto estemporanea, cioè nel senso che oggi abbiamo il problema della sicurezza, abbiamo il problema della priorità di alcuni processi, il vero grande problema politico è quello che anche l'onorevole Mantini ricordava, e cioè diamo stabilità a alcune cariche dello Stato, evitando che l'arrivo di un'informazione di garanzia, di una sentenza o di un'altra iniziativa analoga faccia saltare gli equilibri istituzionali. Questo è il grande problema. L'altro è un problema che secondo me è stato aumentato in funzione del fatto che c'è coinvolto Berlusconi, cioè, però il grande problema è diamo stabilità alla politica. Ecco, onorevole, quindi come si fa a dare stabilità alla politica quando però anche l'opposizione del Partito Democratico è stata definita troppo moderata su questo tema? Si dice oggi che il vero uomo a fare opposizione sia Di Pietro, che anche sul tema dell'immunità non è per niente d'accordo. Lei mi è sembrato, diciamo così, portando anche la voce di parte del Partito Democratico, più aperto con dei correttivi a questa immunità alle più alte cariche dello Stato. Però Di Pietro su questo non ne vuole sentir parlare. Guardi, dialogo, ragionevolezza sono tutti ingredienti importanti, il giustizialismo populista non serve a risolvere i problemi, serve a mantenere e ad alimentare i conflitti, non abbiamo bisogno di questo. Il Capo dello Stato ricorda che per risolvere i gravi problemi della giustizia c'è bisogno di un clima sufficientemente sereno, quindi nei momenti di difficoltà che occorre ragionare, non strillare, non invocare forche e manette, non è questo il modo per fare un'opposizione. Ma anche dall'altra parte, per provocarla, onorevole, le parole di Berlusconi che abbiamo ricordato prima non sono il lato opposto del... evitare il dialogo, cioè commentare troppo. Non c'è dubbio che noi siamo per una terza via, cioè tra gli eccessi, le minacce, le provocazioni di Berlusconi e le risposte, diciamo, un po' giustizialiste, quasi populiste, eccetera, insomma, occorre una via della ragionevolezza, che è quella che suggerisce il Capo dello Stato. Devo dire che, insomma, si può fare qualcosa di buono su entrambi i temi. Si può stabilire che ci siano delle priorità per i processi più gravi, lasciando indietro per esempio i processi indultati, i processi meno, in cui l'effettività, diciamo, della pena risulta meno attuale, eccetera, riconoscendo un po' più di discrezionalità nella formazione dei ruoli e dell'organizzazione ai giudici, cosa che per il vero già c'è un po' nei fatti, e quindi scrivere diversamente la norma sulla sospensione, che non può essere una sospensione automatica per tutti i reati puniti fino a 10 anni, perché questo porterebbe alla impunità in molti casi, sarebbe ingiusta, eccetera. Si può scrivere meglio quella norma, e si può scrivere meglio la norma sulla, diciamo, sospensione condizionata dell'azione solo per la durata del mandato, certo, perché non può esserci una tirannide, diciamo, della maggioranza politica contro la giustizia, e neanche può esserci un rischio di un'invasione di campo da parte della magistratura e della giustizia nei confronti delle istituzioni politiche.